Giuseppe, un'altra ottima prova dell'Ascoli. Oggi c'erano tante assenze, anche importanti, come era capitato anche a Terni, però la squadra ha saputo rispondere presente. Siamo un blocco unito, indipendentemente dagli interpreti. L'ho detto sin da subito, lo spogliatoio, il gruppo è davvero spettacolare. Ragazzi umili, tutti ragazzi lavoratori, il mister con lo staff perfetto, abbiamo preparato la partita alla grande, abbiamo tutti fatto quello che avevamo provato e quello che dovevamo fare. Il mister aveva chiesto di azzerare quello che era stato il girone di andata, tra l'altro in trasferta l'Ascoli si era dimostrata una squadra veramente vincente, seconda soltanto al Brescia. Oggi siete ripartiti con il piede giusto, qual è l'obiettivo di questa squadra? L'obiettivo è migliorarsi sempre con il lavoro. E come ci chiede il mister, alzare l'asticella, e sicuramente visto il girone d'andata, come hai detto bene tu, il fuori casa abbiamo fatto bene e sicuramente ora l'asticella dobbiamo alzarla in casa. Come ti stai trovando in coppia con 40? Ah, Danilo per me è un giocatore fortissimo, di grande prospettiva, ha solo bisogno di tempo per uscire fuori, di mettere comprensione, diventare giocatore nella testa, perché fisicamente è già pronto per grandi palcoscenici. Un giudizio sulla prova di oggi, una prova sbloccata dopo soltanto 6 minuti dal gol di Collocolo, poi c'è stata anche l'occasione in cui l'Ascoli è rimasto in 11 contro 10 per via dell'espulsione avversaria, nonostante questo il gol con la sfortunata autorete di Sajou, però poi l'Ascoli ha preso il largo, ha dimostrato anche di saper soffrire in qualche frangente, si è difesa sempre con molta eleganza e soprattutto con molta compattezza. Ma questa è un'area critica, non è un pregio per me, un'area critica, perché andare in vantaggio dopo pochi minuti, fare un bel primo tempo come abbiamo fatto, ripartire il secondo tempo e essere così molli, mosci, è una cosa da non fare. Paradossalmente l'espulsione è stata controproducente sino al gol dell'1-1, poi dopo siamo ripartiti, però non possiamo avere questi cali di tensione, stiamo vincendo una partita difficile in un campo difficile 1-0, non dobbiamo continuare a giocare e ad alzare l'asticella, la mentalità per andare a fare il secondo, non possiamo subire quel gol lì, ma quel gol lì nasce dall'atteggiamento dei primi 10 minuti sbagliati dall'inizio del secondo tempo. In ogni caso la prestazione la ritieni all'altezza? Tolti 10 minuti prima fino al gol, fino all'1 pari, per me abbiamo fatto una grandissima prestazione, però quei 10 minuti potevano macchiare una prestazione. Da lì quindi bisogna ripartire per migliorare e per tornare a far punti in casa? Sì, e per non ripetere più l'errore. Grazie. Grazie a voi.